Ti chiedo prima di tutto quanto mi fa piacere ricevere questo premio. Insomma, sono onorato di riceverlo, sempre una bella cosa e insomma siamo contenti, ci viviamo al meglio questa giornata. Ieri il pareggio contro la Juventus, Di Francesco ha detto tutti a Trigoria vogliono il terzo posto, a questo punto bisogna fare almeno un punto a Sassuolo. Sì, assolutamente, penso che ieri insomma si sia visto anche da come abbiamo interpretato la partita che comunque la Roma voleva vincere, poi sicuramente a loro interessava meno perché con un punto insomma sarebbero stati matematicamente i campioni d'Italia, quindi insomma due partite affrontate secondo me in una maniera differente. Sicuramente la Roma voleva vincere e vuole arrivare terzo, quindi andremo a Sassuolo per vincere la partita. La scorsa edizione di questo premio è stata vinta da Florenzi, oggi sei premiato te, quindi questo vuol dire che comunque per due giovani italiani provenienti da un vivaio giovanile, insomma, se c'è modo di affermarsi anche in un calcio difficile come il nostro. Ah, certo, la possibilità c'è sempre, poi insomma bisogna averne l'opportunità e bisogna essere bravi, no? Poi a cercare di sfruttare al meglio queste possibilità che ci vengono date. Insomma, sono contento anche di ricevere il premio dopo Alessandro che insomma oltre al calciatore che tutti sanno che è anche un ottimo ragazzo. Lorenzo, è anche un po' il momento dei bilanci, no? Al di là della posizione definitiva in classifica. Grande stagione europea, buona stagione italiana, ha dato il massimo questo gruppo, può dare di più secondo te? Ma penso che si può sempre fare di più, quindi insomma partiamo magari con qualche consapevolezza in più rispetto allo scorso anno e insomma cercheremo il prossimo anno di fare ancora meglio, sia in Champions, dove sarà sicuramente difficile, ma bello come è stato quest'anno il nostro percorso e sicuramente in campionato. Senti, una cosa sul futuro, perché tra poco si comincerà a parlare di mercato. Tu hai un cartellino attaccabile, no? Nel senso che hai una clausola 28 milioni, in questo senso la volontà del calciatore è determinante. Hai idee chiare sul futuro o ancora no? Ma certo, le idee chiare, insomma, penso di averle sempre avute. Poi è normale che insomma, una clausola non è che voglia dire per forza che un giocatore debba cambiare ogni anno squadra, quindi poi alla fine dell'anno insomma, ci incontreremo con chi ci dovremo incontrare per fare un pochino il punto della situazione, ma io sono tranquillo, anzi ancora dobbiamo raggiungere il terzo posto, quindi ci concentriamo su questo adesso. Lorenzo, Quanto ha a inciso la proposito. presenza di Eusebio Di Francesco per la sua consacrazione quest'anno nella Roma? Di Francesco che è un po' il suo pigmalione. Ah, sicuramente il mister è stato molto importante in questi miei 3 anni di crescita che abbiamo fatto insieme. Penso che sia io che lui sicuramente possiamo dare e fare ancora molto meglio. Quindi, insomma, siamo due persone, credo, molto ambiziose e cerchiamo sempre di migliorarci e spero lo faremo già dal prossimo anno. Nella nazionale di Mancini pensa di essere ci sia spazio anche per lei? Ma lo spero, la nazionale è sempre una cosa stupenda per ogni calciatore, quindi è normale che soprattutto un giovane come me speri di far parte della nazionale, quindi insomma riniziamo questo percorso tutti insieme cercando di fare meglio e di far tornare l'Italia dove merita di essere. Grazie. Grazie. L'ultimissimo.